Morpheus, anche sperimentare la povertà è un piacere. Morpheus, non c'è una lista di generatori di piacere. Ognuno c'è il suo. Ognuno c'è il suo. Cioè, io posso. Quando ho visto questa, a me ha dato dopamina. Tu mo mi dirai perché? Che cazzo ne so? Cioè, non lo so. Potrebbe anche venire da vite passate. Quando mi è stata regalata sta roba, che tu dici, ma che è sta roba? Cioè, un pezzo di bambù tagliato. A me ha dato una botta di piacere. Mo, mi dirai, magari non è lo stesso piacere che puoi avere magari quando vedi realizzato un progetto. Ma se ti dovessi dare nella scala di emissione di dopamina da 0 a 100, questo magari mi ha dato 2, 3. Quindi, mi vuoi far piacere, regalami una spada, un coltello. Non ci faccio una mazza. Però mi genera una botta di piacere. Quindi non c'è una scala, una lista di cose che danno piacere. Guardate, io ormai ho una certa età, sono fatta una certa, ho incontrato davvero talmente tante persone e ne ho conosciute, sono entrato nella loro testa, che davvero credo di aver visto un tale range di modalità di generarsi piaceri che, cioè, se avessi il giudizio dovrei veramente dire questo mondo è veramente malato. Ma dopo un po' ti rendi conto che non c'è un giusto o sbagliato, è il suo modo. È il suo modo. A me può sembrare assurdo che ne so, uno abbia la generazione di piacere da rischiare la vita. Per me è assurdo. A tanta gente invece piace. Vabbè, ok, ognuno c'ha il suo. Ma ci abbiamo delle storie diverse, no? Ci abbiamo delle storie diverse. Quindi tutto viene dalla nostra infanzia, a volte dalle vite passate. Ma da dove arriva? Sì, come, dove, quando? Ok, può anche essere interessante. Posso capirne il motivo, ma non è che capendo il motivo cambi qualcosa. Cioè, intanto capiamo la nostra mappa, capiamo che cosa ci genera piacere. Senza le sovrastrutture che ci raccontiamo, e a quel punto capiamo dove stiamo andando. Perché spesso e volentieri capiremo perché alcune persone non le mandiamo a cagare, alcuni comportamenti noi non li cambiamo. Tantissime persone dicono, ad esempio, ah, questa cosa qui non mi piace, da oggi la cambio, ma in realtà non cambieranno niente. Ma perché non cambieranno niente? Uno, perché non si impegnano, ma perché non si impegnano? Perché nell'impegno non c'è la stessa gratificazione che c'è nel continuare quel comportamento, perché se quel comportamento c'è, vuol dire che è gratificante. Anche se può sembrare assurdo, quel comportamento continua a esistere perché è più gratificante del comportamento opposto che si dice che ci si vorrebbe impegnare ad avere. Ecco perché non cambia. È semplice. Non solo, i comportamenti che si hanno da sempre, si hanno riferimenti da sempre, i comportamenti nuovi spesso e volentieri non si hanno riferimenti, perché i tuoi genitori magari non hai riferimento da parte loro, non sai come fare, eccetera. Cioè, se tu hai avuto dei genitori che hanno sempre perso del denaro, capisci che, bene o male, se tu fai come ha fatto tuo padre, tu ti senti gratificato. Cioè io se perdevo soldi mi sentivo gratificato. Perché? Perché mi sentivo figo. Perché? Perché lo faceva papà, lo faccio anch'io. È assurdo. Ma quando lo scopri questo sistema malato dentro di me, cioè malato, disfunzionale, il bambino, cioè per lui è funzionalissimo, è logico. È logico. Per me da grande non era più funzionale, mi facevo un culo una casa poi li perdevo. E poi dice, vabbè, ok, lo voglio togliere, ma non ho riferimenti. Non ho riferimenti. Quindi da lì è iniziato il mio percorso, studia, cerca, studia, cerca, studia, cerca, studia, cerca, crea, fai, dici, finché cambiano. Ma non crediate che le cose soltanto perché le scoprite cambiano, non cambia una mazza, le osserverete, le osserverete.